l'incontro è interessante, come sono sempre interessanti tutte le occasioni di confronto tra sia la legislazione europea e quella di un altro continente, in questo caso dell'America Latina, ma anche e soprattutto di confrontare quelle che sono le diverse prospettive o in alcune occasioni anche le prospettive comuni. Da un punto di vista del raffronto tra le legislazioni c'è sempre da imparare gli uni dagli altri. Oggi siamo venuti, per esempio, è emerso il fatto che in Brasile c'è una tutela previdenziale rafforzata nella maternità della lavoratrice domestica, rafforzata rispetto a quella che è la tutela vigente in Italia, e che questo però è considerato dai colleghi brasiliani un costo notevole a carico della collettività. Noi abbiamo avuto modo di esporre la situazione normativa e legislativa italiana che regola il rapporto di lavoro domestico, vantandoci un po', insomma, di avere una legislazione che si può definire all'avanguardia in questo settore, che è un settore che sta creando molta occupazione, quindi in controtendenza alla situazione generale italiana. E per quello che riguarda le prospettive, anche qui abbiamo, non senza una certa meraviglia, abbiamo scoperto che ad esempio in Brasile il costo del rapporto di lavoro sostenuto dai datori di lavoro è in qualche modo considerato a livello fiscale, quindi c'è una defiscalizzazione, da approfondire poi il livello di questa defiscalizzazione, e questo invece in Italia ad esempio è un obiettivo che noi ci siamo prefissati e di cui eravamo venuti appunto ad esporre ai colleghi brasiliani. Si tratta di incontri sempre interessanti. In questo caso le tematiche del sociale e della situazione normativa e legislativa raffrontate tra il continente sudamericano e quello europeo pongono delle questioni attualissime che meritano tutta l'attenzione e l'interesse degli addetti ai lavori, per cui auspichiamo che ci siano ancora nuovi incontri e che mano a mano si possa arrivare ad un progetto ancora più strutturato e definito, e che abbia ancora più partecipazione da parte di tutti, sia in Europa che in America Latina.